Siamo in compagnia di Tommaso Zorzi per Riccanza 2. Eccoci. Allora, innanzitutto, cosa ti vedremo fare in Riccanza 2? Qualcosina di più? Qualcosina in meno? Qualche novità? Né più né meno, diverso, perché alcune cose diciamo che sono un continuo della prima stagione, perché nella prima stagione parlavo del mio progetto della mia linea di accessori, che nella seconda stagione diventa concreto fino ad arrivare alla festa di lancio che abbiamo fatto per l'ultima settimana della moda. Quindi diciamo che questo è un filo conduttore che unisce la prima e la seconda stagione. Poi ho registrato una scena ad Asti, dove sono testimone di questa bottiglia che hanno chiamato Riccanza in onore del programma. Di diverso è che non parlo di amore questa volta, ci ho un po' rinunciato, quindi aspetto che arrivi. Magari in una terza stagione, se mi innamoro, ne parlerò volentieri, nel frattempo no. Rimane il mio astrologo e rimangono un po' quelli che sono tutti i punti chiave miei, che sono già identificativi, quindi un po' l'umorismo, l'ironia, l'autoironia, quello rimane. Ottimo. Per Riccanza 2 tu hai fatto i casting, cioè hai aiutato Io ho la produzione aiutato a per i casting. castare, sì. Allora, voglio chiederti come aiuto casting, com'è stata questa ulteriore esperienza e soprattutto com'è stato incontrare Asia Nucetelli, che pare sia tua amica, che ha dato escandescenza al Grande Fratello. Allora, i casting sono stati divertenti, molto divertenti, perché non avevo mai fatto il casting a nessuno ed era. Io poi anche tutti i programmi che hanno creato X Factor, quando ha un casting, la parte divertente è anche il casting, no? Perché sono poi i casi umani che sono quelli che poi fanno ridere. E ovviamente per un provino di Riccanza ti arrivano uno dopo l'altro, contentissimo. E Asia Nucetelli, a me sta simpatica Asia, io non ho niente da dire, è una mia amica, quindi non posso parlarne male. E è stato divertente il suo casting, però Poi però non è stata scelta. non è stata scelta, Vabbè, non è stata scelta. pazienza. E a proposito di Delellis, Nucetelli e company, tu sei molto spesso ospite di talk show oppure fai l'opinionista, anche in Rai, non solo in Mediaset. Ti aspettavi di essere chiamato ad avere voce su tanti argomenti dopo Riccanza? Guarda, io quello che faccio in Rai, in Mediaset, in talk show vari, lo faccio con i miei follower su dirette o Insta Story, quindi sono molto spontaneo nel dare giudizi alle persone nel bene e nel male. Quindi diciamo che è un prolungamento di quello che faccio comunque nel mio tempo libero, perché io purtroppo, per fortuna, adoro dare il mio parere su tutto e su tutti, quindi lo faccio, mi diverte, ti devo ammettere che a me proprio l'opinionista mi diverte farlo, non è una roba che vorrei fare tutta la vita, ma in questo momento mi diverte dare la mia opinione su certe cose. Benissimo, ultima domanda, Vai. diciamolo un po' in silenzio dai miei colleghi, tu sarai nel cast di Dance 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 2. Come ti stai preparando? Un po' di allenamento fisico, qualcosa la starai già facendo? Ho messo la tuta extra large apposta così non puoi capire cosa c'è sotto, però ti dico che non c'è una tartaruga ancora per il momento.